La formazione è uno degli elementi chiave per il COSV ormai da parecchi anni. Per noi la formazione è un elemento che ci permette di crescere come organizzazione e quindi ci coinvolge a tutto tondo sia per quanto riguarda lo staff di sede che espatriato. Negli anni scorsi abbiamo avuto occasione di essere accompagnati anche da un consulente esterno attraverso un programma di valutazione dei percorsi formativi interni che ha in primis interessato il personale di sede e quindi poi è stato invece implementato nelle sedi estere in Mozambico e in Libano nel 2017. Nel 2018 invece siamo andati nei Balcani dove insieme allo staff locale di Macedonia e Montenegro abbiamo avuto modo di valutare insieme quello che è lo stato dell'arte della nostra presenza nei due paesi e fare un percorso formativo per il nostro staff affinché fossimo tutti allineati come organizzazione, quindi crescesse anche internamente il senso di appartenenza al COSV in quanto organizzazione, ma anche fossimo allineati da un punto di vista di competenze su quelli che sono gli elementi innovativi della cooperazione ad oggi. In particolare, il focus principale è stato sul passaggio dall'organizzazione da progetti a programma, che ormai ha interessato tutta l'organizzazione. I Balcani è l'ultima area che sta seguendo questo percorso ed è stato quindi importante per noi condividere un percorso con tutto lo staff in un'ottica assolutamente partecipativa. I programmi di formazione quindi hanno per noi da un lato un senso di crescita organizzativa, ma anche di crescita delle risorse umane. In questo senso quindi non ci limitiamo a programmi di formazione per il personale appena inserito all'interno dell'organizzazione, che dal 2018 realizza anche percorsi di training on the job, ovvero affiancamento al personale di sede per un periodo che può andare da qualche giorno fino a 2 settimane, in cui si lavora fianco a fianco per poter avere da un lato una conoscenza personale che agevola poi anche i processi lavorativi, dall'altro invece poi una conoscenza approfondita dei processi e delle procedure interne che ci permettono di lavorare molto di più sull'accountability, che anche questo è per noi un elemento chiave del nostro operato. Dall'altro però sono anche dei percorsi di crescita professionale all'interno proprio della nostra organizzazione. Quindi, forti di quella che era la formazione iniziale costruita insieme a un consulente esterno, abbiamo rivisto quelli che sono degli obiettivi professionali personali che ci permettono di fare dei percorsi di autovalutazione, di valutazione condivisa, che da un lato ci permettono di crescere come singoli operatori della cooperazione, ma dall'altro ci permettono anche di discutere insieme su evoluzioni organizzative che ci interessano. E questo ci ha permesso nel 2018 di ragionare e mettere in pratica delle innovazioni per quanto riguarda la nostra organizzazione da un punto di vista di struttura. E questo ha comportato l'introduzione di quelle che noi chiamiamo delle technical units, ovvero delle figure che sono responsabili di alcuni settori per l'area di competenza, ma diventano anche dei riferimenti chiave per tutti i colleghi nel mondo. E in questo caso specifico abbiamo introdotto due figure, una sul monitoring and evaluation e una sull'economia sociale, mentre dall'altro in alcune aree specifiche, in questo caso per il Mozambico, nel 2018 abbiamo introdotto dei responsabili di settore, che sono specifici proprio per il paese e il contesto di lavoro, di attuale lavoro. Perché questa scelta? Perché lavorando sugli aspetti tecnici e anche settoriali possiamo essere più capaci di leggere e comprendere il contesto in cui lavoriamo, interagire anche con i diversi stakeholder in un modo più professionale e approfondito e quindi riuscire effettivamente in affiancamento a quello che è il nostro lavoro programmatico all'interno delle nostre linee strategiche ad avere effettivamente un impatto all'interno del contesto in cui stiamo lavorando.